Immaginate di viaggiare con la famiglia o con gli amici a pieno carico, per cui con i bagagli al seguito, in autostrada o in statale e fare 16-17 km al litro di media con un SUV diesel da 5 metri di lunghezza. Ecco, questa è la Mazda CX-80 ed è la nuova ammiraglia della casa giapponese che ottiene questi risultati straordinari grazie a un motore che è un capolavoro, un unicum, una mosca bianca all'interno del panorama motoristico attuale, perché come lui non ce ne sono. Si tratta di un 6 cilindri in linea 3003, bicilindrata da 250 cavalli circa e 550 Nm di coppia massima, che si trova alla perfezione su un'auto del genere pensata per i lunghi viaggi in famiglia. Per questa prova sono venuto in Germania, infatti tra pochissimo vi dirò come va, ma prima ve la farò vedere da fuori e anche da dentro. Non dimenticatevi però di iscrivervi al nostro canale YouTube attivando anche la campanella. Andiamo! La CX-80 è la nuova ammiraglia di Mazda. Da fuori un occhio poco attento potrebbe scambiarla per la sorella CX-60, ma le differenze sono tante non solo nell'estetica ma anche nella meccanica. Pesa 200 kg in più, il passo è stato allungato di ben 25 cm e ora va oltre i 3 metri con la lunghezza che sfiora i 5 e la larghezza che supera i 2 considerando gli specchietti. Il design quindi è stato rielaborato per potersi adattare alle nuove proporzioni. Il frontale è massiccio, dominato dalla grande griglia e i fari sono a matrice di LED, mentre di profilo la vetratura è stata allungata per slanciare la fiancata e il lunotto bombato per massimizzare lo spazio per la testa di chi siede in terza fila. Le novità però sono diverse, soprattutto sotto pelle. Le sospensioni sono state ritarate, così come sono stati ricalibrati i sistemi elettronici e il servosterzo elettrico. Faccio vedere adesso gli interni a partire dal bagagliaio. Allora, il portellone si apre in maniera elettroattuata e questo è quello che ci troviamo davanti. Ho volutamente lasciato il mio zaino qui per darvi un'idea degli ingombri e abbiamo 258 litri di capacità minima a disposizione con la terza fila di sedili tirata su che sale abbattendoli in questo modo a oltre 680, arrivando poi a 1900 quando andiamo a reclinare anche gli schienali della seconda fila. Allora, il vano è molto regolare nelle forme, vedete come qui al centro non si vada a formare alcun tipo di gradino, e per organizzarlo al meglio abbiamo un piccolo doppio fondo che può essere utile per esempio, come vedete adesso, per riporre la cappelliera, e anche una serie di prese come una 12 volt e una comodissima 150 watt che può essere utile per esempio per caricare device esterni. Abbiamo poi ganci e anelli e ogni passeggero che va a sedersi in terza fila ha a disposizione non solo due portabicchieri sul poggiabraccio ma anche una presa USB di tipo C. Per quanto riguarda l'accesso ai sedili della terza fila, questo è molto facile perché basta premere il pulsante qui in basso e vedete come il sedile si reclini in automatico e poi possa scorrere in avanti. Lo spazio per entrare è sufficiente anche per i più alti, considerate che io entro senza fatica, e poi anche quello per la testa non è per niente male perché guardatela da fuori, il tetto comunque fino alla fine corre parallelo alla strada, per cui anche i più alti non avranno alcun tipo di problema. Per rimettere poi il sedile a posto basta tirarlo e poi attraverso questa leva qui sotto riportarlo indietro, ma vi faccio vedere adesso come si sta. Allora, devo dirvi che sono seduto molto comodo, anche perché i sedili, guardateli, sono molto belli, sono rivestiti in pelle e sono molto morbidi, per cui non si ha davvero alcun tipo di problema per quanto riguarda il comfort. A livello di spazio, invece, anche io ne ho a sufficienza per la testa e anche con le ginocchia sto bene, considerando che il sedile anteriore del passeggero è regolato sulla mia altezza. Qui poi a disposizione ho una serie di comandi, per esempio posso andare a riscaldare i sedili oppure a comandare la climatizzazione dell'impianto trizona, e poi ogni vetro è dotato di questa comoda tendina. Per quanto riguarda la scelta dei materiali, è secondo me super azzeccata, si respira veramente un'aria di qualità, considerate che questo è l'allestimento top di gamma Takumi che si riconosce dai colori chiari e da questo tessuto molto bello intrecciato nella parte centrale che va a rivestire la plancia. Poi abbiamo in abbinamento anche il legno di acero che ritroviamo qui sul tunnel centrale e anche sugli inserti delle portiere, per cui davvero ben fatto, tutto in pieno stile Mazda, efficace, confortevole alla vista, minimalista e sicuramente di grande qualità
al tocco, ma adesso vengo qui davanti perché voglio farvela vedere con questi due schermi accesi. Ed eccomi qui. Allora, considerate che lo standard del segmento per quanto riguarda i due display è da oltre, da poco più di 12 pollici, e questi due li superano ampiamente, sia per quanto riguarda la strumentazione che quello centrale dell'infotainment posto qui incastonato sopra la plancia. Allora, la grafica è semplice, anche qui in pieno stile Mazda, magari poteva essere un po' più elaborata per quanto riguarda quella dello schermo centrale, ma si può sempre ovviare sfruttando i sistemi di mirroring dello smartphone come Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless. Allora, per quanto riguarda le prese di ricarica, qui sotto c'è una 12 volt, mentre per le USB di tipo C bisogna per forza ricorrere a queste due sotto al barciolo. L'unica cosa che non mi ha convinto appieno di questo abitacolo riguarda la varietà di vani portaoggetti, considerando che la macchina è una macchina molto grande, pensata per lunghi viaggi. Guardate per esempio quanto è tra virgolette ingombrante, ma nel senso buono del termine, il tunnel centrale. Ma oltre a questi due portabicchieri e alla piastra per ricaricare ad induzione il telefono qui sotto, non ce ne sono altri, per cui magari si può fare un po' più di fatica viaggiando in famiglia con mille cose in mezzo. Anche le tasche delle portiere non sono troppo spaziose, guardate, e non sono rivestite all'interno. Per il resto però la qualità è veramente altissima, perché la plancia, appunto, come vi ho fatto vedere prima, è rivestita con questo tessuto, ma anche gli altri materiali, come per esempio questa plastica morbida al tatto e anche tutte le zone inferiori dell'abitacolo, sono rivestite in materiali davvero molto piacevoli, intervallati poi per esempio da queste finiture in simile alluminio oltre che dal legno. Tutte queste poi variano a seconda dell'allestimento che si sceglie, con questo che appunto è il top di gamma. Ed eccomi al volante della nuova Mazda CX-80. In questo momento mi trovo ad Augsburg, in provincia di Monaco, e sto andando piano perché sono proprio in città, nel traffico, e voglio partire a raccontarvela proprio da questo contesto, che sulla carta è quello meno adatto ad un grande SUV da 5 metri di lunghezza. L'elemento che più mi ha stupito così in questo primo contatto in ambiente urbano della CX-80 è sicuramente il raggio di sterzata, che è ottimo. Non dico che la macchina gira su se stessa, ma quasi, considerando le dimensioni esterne, e che il passo è generoso perché supera di slancio i 3 metri, e considerando anche i grandi cerchi che ci sono qui sotto. L'assetto sul pavé l'ho trovato molto buono, si sente che è tendenzialmente solido, ma rimane pur sempre confortevole perché gli ammortizzatori hanno una bella escursione, non sono mai scomodi. Ho avuto modo di mettere alla prova anche gli ADAS, gli assistenti alla guida nel traffico, e mi sono sembrati molto efficaci. In particolare mi ha convinto la sensibilità e la gradualità con cui il cruiscontrol adattivo mantiene la distanza dalla macchina che precede, perché le frenate non sono mai brusche e le accelerazioni sono sempre molto tranquille e graduali. L'unica cosa, forse avrei migliorato leggermente l'intervento sullo sterzo, perché ogni tanto l'auto si perde quelle che sono le linee, ma si tratta più che altro di sottigliezze. Anche in città, nel traffico, ho potuto apprezzare tantissimo questo motore, che come vi ho anticipato prima in fase di presentazione è un capolavoro. Un 3003 6 cilindri in linea turbo diesel da circa 250 cavalli e 550 Nm di coppia massima. È un motore che spinge anche in alto, considerando il basso rapporto di compressione, e ha una timbrica piacevole da 6 cilindri vero. Le prestazioni sono buone per una macchina così grossa, perché scatta da 0 a 100 in meno di 10 secondi con la velocità massima, che di slancio ho avuto modo di metterla alla prova anche sull'autobahn tedesca, dove non ci sono limiti di velocità, supera i 220 km orari. Un motore che è abbinato in questo caso alla trazione integrale e a un cambio automatico a 8 rapporti, che però secondo me rappresenta un po', tra virgolette, passatemi il termine, il punto debole di questa CX-80, perché è un cambio che ho trovato poco incisivo, considerando quelle che sono le potenzialità della macchina. Poteva essere magari ottimizzato un po' per renderlo un po' più veloce, soprattutto in salita di marcia, ma anche in scalata. Può essere richiamato manualmente attraverso i paddle qui dietro al volante, e poi andando a selezionare una diversa modalità di guida cambiano quelle che sono le logiche di intervento. Modalità di guida che si controllano dal Mi Drive, un tasto qui
sul tunnel centrale ed è possibile scegliere tra tre mappe diverse. C'è la normal, poi si passa direttamente alla sport, che è quella più che va ad aumentare, a massimizzare le prestazioni, interviene sul cambio, sull'acceleratore e anche sul carico dello sterzo, e poi c'è quella off-road che invece, come dice il termine, è quella specifica per i fondi a bassa aderenza ed è la macchina a pensare a come gestire la coppia tra avantreno e retrotreno sui terreni più sdrucciolevoli. A livello dinamico questa CX-80 mi ha convinto, devo dire, mi ha convinto molto, soprattutto per quanto riguarda lo sterzo, che anche sul bagnato è sempre bello corposo e fa capire benissimo cosa passa sotto le ruote anteriori. È un volante tondo, non è tagliato in basso come va un po' di moda adesso, e ha una corona perfetta secondo me per impugnatura. È leggero, non si fa mai troppo pesante ed è preciso e progressivo. Anche il pedale del freno mi ha convinto, perché ha una corsa relativamente corta e ha subito mordente, per cui si riesce a percepire molto bene quella che è la potenza frenante, ma in generale a 360 gradi anche dinamicamente questa CX-80 mi ha convinto, perché è molto piatta, è piantata per terra e restituisce sempre una sensazione di grande sicurezza. Rispetto alla più piccola CX-60 è stata ottimizzata l'elettronica in modo tale da renderla, diciamo, più incisiva e più affilata tra le curve, e l'aumento di passo, devo dire, si va a sentire soprattutto quando le velocità aumentano per un fattore di stabilità. In autostrada ho potuto apprezzare anche l'insonorizzazione, non solo dal rumore del motore che a 130 all'ora per esempio gira bassissimo, perché parliamo di circa 2000 giri al minuto, ma anche dai frusci aerodinamici. Il rotolamento delle gomme si sente un po' di più, ma comunque non dà mai fastidio. Guardandola da fuori è una macchina che potrebbe sembrare poco aerodinamica considerando le forme piuttosto squadrate, ma devo dire che non si vanno a creare turbolenze nemmeno in quelle zone che molto spesso sono soggette a questo tipo di problemi, come per esempio gli specchietti esterni. Concludo con i prezzi. La nuova Mazda CX-80 è già ordinabile nelle concessionarie a partire da circa 61.000 euro per la versione ibrida plug-in da 327 cavalli. Per quanto riguarda il diesel si parla di circa 1.000 euro in più di partenza, per cui siamo tra i 62 e i 63 per l'allestimento base, mentre per il top di gamma bisogna considerare altri 10-11.000 euro, per cui si raggiungono i 72 e i 73.000 rispettivamente. Ma fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa CX-80 e se la prendereste ibrida plug-in, per cui con tutti i benefici del caso, oppure diesel con il 3003 da 250 cavalli. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ma prima non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube e di lasciare un like a questo video.